Partito dalla Cina 2 mesi fa, il coronavirus è immigrato in altri 33 paesi del mondo. In totale si contano oggi circa 79.000 casi di contagio e circa 2.500 morti. L'Italia, con più di 200 contagi e 6 morti a tutt'oggi, è terza dopo Cina e Corea nel mondo e prima in Europa come numero di contagi. Abbiamo intervistato il professore Mauro Adamo, professore di chimica organica e farmaceutica presso il Royal College of Surgeons in Ireland. Professore Adamo, questo virus, coronavirus, a proposito, perché si chiama il coronavirus? Beh, si chiama coronavirus per una sua classificazione che sarebbe abbastanza tedioso da spiegare adesso ai nostri ascoltatori, ma diciamo che ha a che fare con la forma la sua struttura. Come si vede al microscopio elettronico. Comunque è un maledetto virus, perché insomma abbiamo già nel mondo circa 79.000 contagi, 2.500 morti, e è sempre in crescita. È un nuovo agente patogeno, benché correlato ad altri due che sono stati famosi una ventina di anni fa, la SARS e la MERS, e che, come tutte le cose nuove, richiede un po' di tempo prima che la comunità medica e scientifica capisca qual è l'entità del problema e riesca a prendere le adeguate. È un tipo di patologia che è molto rischiosa per chi ha già una salute abbastanza compromessa e se non presa adeguatamente in tempo, in quanto il virus è in grado di attaccare i tessuti profondi del polmone, impedendo progressivamente la respirazione. Quindi diciamo che nei casi in cui non venga presa tempestivamente e curata, può portare soggetti alla morte o a danni permanenti, cicatrici nei polmoni, che poi possono deteriorare la salute dell'individuo. Questo virus, a quanto pare, muta con grande rapidità. È un virus della categoria tipo l'influenza, che ha una grande capacità di variare quello che viene chiamata la sua struttura genomica, quindi la sua informazione genetica, e che quindi è molto probabile che si ripresenterà nei prossimi anni sotto varie forme, per cui è necessario un vaccino, ma soprattutto è necessario abituarsi all'idea che esiste insieme all'influenza anche questo tipo di agente patogeno dal quale bisogna imparare a difendersi. Il profano potrebbe dire: se muta così rapidamente, le direzioni di questo mutare può essere per il meglio o per il peggio? Sì, in realtà, così esattamente come succede per l'influenza, ci sono annate in cui abbiamo un'influenza molto blanda e annate in cui abbiamo un'influenza molto cruenta, diciamo così. L'unica cosa che è possibile fare è innanzitutto cercare di difendersi con delle adeguate norme igieniche, in maniera da tenere sotto controllo la quantità di individui che sono infetti, e contestualmente, come sta già avvenendo, sviluppare una serie di prodotti tipo vaccini, per esempio, che però nel caso specifico non saranno pronti prima dell'anno prossimo, perché ci sono dei tempi tecnici di produzione che richiedono una certa quantità di tempo affinché possa essere pronto per la somministrazione,
e soprattutto per la sua amministrazione sicura, e contestualmente so per certo che almeno in Cina vengono sperimentate due molecole nuove che erano state sviluppate per la SARS e per la MERS, che sembra diano dei buoni risultati. Sono usate, la letteratura scientifica è in fieri, come si suol dire, quindi stiamo leggendo articoli che riportano dati della settimana scorsa, di due settimane fa, e che ovviamente necessitano di conferma da parte della comunità internazionale. Ma le molecole esistono e il razionale in base al quale dovrebbero funzionare sembra sia abbastanza solido. L'Italia, terzo paese dopo Cina e Corea, il primo in Europa ad avere un'incidenza di contagi. Io ho due o tre commenti molto positivi nei confronti dei miei colleghi così tanto bistrattati, dei miei colleghi ricercatori italiani. Ci sono due ragioni fondamentali per cui forse siamo il primo paese. Una di queste è quella che abbiamo sviluppato il metodo analitico per trovare il virus più efficace che c'è in questo momento. Quindi l'alto numero di casi positivi deriva anche dal fatto che abbiamo degli occhi particolarmente migliori di tanti altri a riconoscere la presenza del virus tramite ovviamente dei test di laboratorio. È anche vero che abbiamo due focolai infettivi molto importanti nella zona compresa tra la Lombardia e il Veneto per il momento, di cui non riusciamo ancora a capire esattamente l'origine, ma che sono reali. Detto questo, siamo ancora in una fase iniziale in cui, con un'adeguata normativa controllo della popolazione e adeguate norme igieniche, si può ancora controllare molto. Il problema principale è contenere il numero di casi seri, perché fino a quando le infrastrutture riescono a gestire quel numero ovviamente limitato di prognosi riservate, la malattia, diciamo, che non dovrebbe portare, almeno in Italia, a grossi numeri di persone che perdono la vita. Ultima domanda, lei è pessimista su questa? No, io sono molto ottimista, nel senso che innanzitutto dobbiamo considerare che ci siamo trovati di fronte a una patologia che non è più di due o tre mesi vecchia e siamo già in grado di salvare vite umane, siamo già in grado di parlare di vaccini, siamo già in grado di parlare di farmaci. Non credo che anche solo 30 o 40 anni fa questo fosse stato possibile. La ringrazio. A voi.